Ciao Nintendo Gamers, come state? Sono Cipe dei Mind Game ed oggi sono tornato con First Look, la serie dove giocherò a tanti diversi titoli disponibili su Nintendo eShop che forse magari non conoscevi. Migliaia di giochi che escono ogni giorno su Switch, ma quanti di questi valgono la pena di essere acquistati? E sarete proprio voi a deciderlo, mentre io sarò a giocarlo. Quindi se vi va, lasciami già un commento qui sotto con il prossimo gioco che vorrai vedere. Ed eccolo qui quindi il gioco di oggi che racchiude perfettamente lo spirito della serie. Si chiama It's Cookie, è uscito ad un prezzo originale di 9,99 euro, in realtà è già scontato dell'80% a 1,99 euro. Il gioco pesa solamente 146 mega, è uscito l'11 novembre 2022 ed è disponibile solamente in lingua inglese. Vedremo di capire il perché, quindi, è già uscito ad un prezzo così scontato di lancio. La descrizione del gioco dice: cercate le stranezze nel nuovo gioco di oggetti nascosti, It's Cookie. Le immagini in bianco e nero in stile doodle art rendono il gioco impegnativo. Questa descrizione ovviamente è fornita dal publisher. Vediamo, capiamo, acquistiamo il gioco e cominciamo. Eccoci, non c'è una musica di sottofondo, non c'è nulla, partiamo benissimo, direi. Allora, vediamo che cosa intanto ci propone. Ah, attenzione. Musica. C'è l'icona della musica che posso attivare e disattivare, ma non c'è musica. Direi che partiamo benissimo. L restart. Ok. Ci sono dei suoni, quindi non c'è una musica. Vabbè, direi di non perderci in chiacchiere e premere start. Ok, allora, Preston Silly One. Ma in che senso? Ok, quindi devo premere la figura che non c'entra niente, Silly One, sullo sci quello sciocco. Vabbè, non so come altro tradurlo. Quindi questa. Scegli una mappa. Ok, quindi ci sono diverse mappe da sbloccare. Quindi qua devo trovare 5 figure. A 4 figure sblocco questa mappa, 8 questa e via dicendo fino all'ultima mappa che sono 220. Vabbè. Proviamo, vediamo e capiamo. Trova 5 sciocchi nel mondo. Vabbè, trova 5 figure strane nel mondo, insomma. Ok. Ah, ma va a tempo? Oh mio Dio. Ok, aspetta, prima del... Ah, non c'è il tempo. Volevo testare un attimo più e meno funziona il più. Ah, c'è una musica, ok. Che forse tolgo. Teniamola nel frattempo. Ok, se premi meno ti dà degli aiuti. Va bene, ok. Allora, muoviti nella mappa. Perfetto. Zoom, LR. Ok. Allora, che cosa c'è di strano? Beh, sicuramente un orso che tiene un pesce. Un guerriero di Dark Souls. Questo uccello. È un uccello? Sì, dentro il... Che diavolo è? Vabbè. Siamo a 3, bandiera dei pirati ci può stare? No, per lui non andava bene la bandiera dei pirati. Ok, e questa che cos'è? Una patata? No, non è questo. Qual è l'ultimo? Vediamo. Quale potrebbe essere l'ultimo? Ah, c'è un cane in saccoccia. Ok, ti danno i secondi. Ok, non poniamoci grosse domande, proseguiamo. Quindi, prima mappa fatta. Sblocchiamo la seconda, possiamo? Sì, ok. Ma queste musiche
prese da YouTube, no copyright. Va bene. Allora, lasciando perdere, perché c'è un'alpaca dentro un salvagente? Potrebbe essere una domanda interessante. Perché tu sei sullo skateboard sulla luna? Molto bene. Perché c'è un uccello in vestaglia? Molto bene. Perché c'è una giraffa che spunta da un camino? Perfetto. Mi chiederei tante cose di questa immagine. Forse perché questo bimbo è attaccato a un orso? Perfetto. Era forse la più strana, ma perché quando completi il livello sembra che stiano eleggendo la nuova regina d'Inghilterra? Fattoria 10, attenzione. Sì, scusate, 10. 10 sono tanti, mi sa. Ah, attenzione, c'è la Dark Mode. Carino. Ma stiamo in light. Allora, vediamo un attimo, perché questo coniglio ha un cappello da elfo? Perché spunta una gallina? Perfetto. Perché questo uomo ha un nido su in testa? Perché tu stai facendo yoga su una pecora? Perché le api annaffiano? Potrebbe essere un'altra domanda molto interessante. Perché tu sei su una nuvola? Perché questo sole beve? Ragazzi, ma cosa cavolo sto giocando? Perché tu tagli l'erba? E mancano due. Calma, perché tu rimani anche. Perché sei su una pala, innanzitutto, ma soprattutto perché rimani in equilibrio testa in giù? Domande qui potrebbero essere molteplici. Su quest'albero, tutto ok, Goofy? Tutto ok, insomma. Questo gufo non mi sembra molto che stia molto ok, ma facciamo finta di niente. Manca uno. Perché questo cavallo fa le uova? Spero siano uova, dovrebbero essere uova. Inizio a farmi un'idea del perché costi 1,99 euro. Che può starci, forse. Andiamo avanti. 9,99 è il prezzo preoccupante. Livello sott'acqua, attenzione. I livelli sott'acqua di solito nei giochi sono sempre molto complicati. Vediamo se lo sarà anche questo. Con calma, qui c'è una mucca che vola. E questo ce lo portiamo a casa. Una TV con dentro un coniglio, un gatto, che cosa sei? Non lo so, ma nel dubbio. Una tartaruga sullo skateboard potrebbe essere interessante da vedere mentre uno fa snorkeling, ma non penso che riuscirà mai a vederlo. Un pesce con un boccaglio. Mi farei un paio di domande al pesce. Un ragno? Ok. Delle uova che si stanno cuocendo. Sicuramente non è possibile. Questa medusa mi sembra ok. Una farfalla la vedo dura. Tu, tutto bene? Sicuramente no, se stai bevendo, a meno che qui dentro non ci sia dell'acqua molto salata. Hai una pinna e un sandalo. Questa balenottera con una torcia. Siamo 11 comunque. Ne mancano 4. Questa maschera non ha molto senso, forse? Ok. Vediamo queste. Cos'è questa cosa? Ah, ok. Si possono guadagnare indizi. Perfetto. Sicuramente il girasole. L'ho visto adesso. Sì, la gallina la vedo dura che sia qui. Ne manca uno. Una piovra con un palloncino. Ma certo, come non averlo visto prima. Perfetto. Proseguiamo. Allora, campeggio. Almeno è un campeggio? Non so. Scusami. Trovano i 15 in 400 secondi. Ok, quindi questo ha tempo. Allora, la cicogna che porta il bambino. Mio Dio, la gente che si fa dei selfie mi sembra ok. Questi fanno capoeira. Ma cosa sto guardando? Questo non ha una ruota.
C'è il tempo che mi mette agitazione. Tu perché hai un sacchetto, ma va bene. Questo ha dei toast, ma non so se ti sta pensando a fame. No, in realtà non era un errore. Ok. Questa qui ha l'ombrello al contrario. Perfetto. Questo ha uno stivale in testa. Che cosa sta facendo qui? Questo sicuramente. Questa sta disegnando senza mani, può essere? No. Ok. Scusate. Vabbè. I bimbi, con cosa stanno giocando? Sempre con le piante. Questo che cos'è? Uno specchio, cos'è? Si capisce una fava. Comunque. Ragazzi, niente, ne mancano quattro. Non so che cosa. Falliremo, falliremo. Abbiamo fallito. Ragazzi, anche premendo a caso, cioè non li becchi. Va bene. Ok. Noi abbiamo trovati 11 e all'Aki. La pista da sci. Il prossimo ne chiede però 60. Proviamo. Ancora secondi? No, ok, non abbiamo secondi. In questo caso ne dobbiamo trovare 20. Troviamo qualche stranezza. Sicuramente non potete fare canottaggio, questo è poco ma sicuro. Come non potete fare snowboard su un faro da stiro, per esempio. Potete pescare nel ghiacciaio, questo sì, magari l'orso che esce così. Non lo vedo proprio una soluzione adatta. Qui c'è Bigfoot. Questi bimbi in costume da bagno in piscina mi sembrano un po' strani. Ah, va bene, saranno delle terme allora. Va bene. Un pupazzo di neve che anche lui ha le terme. Direi di no. Un dromedario sugli sci. Mi sembra abbastanza particolare. Una tartaruga di glu. Qui cosa stiamo cucinando? Un pupazzo di neve? Sì. Questo è palesemente un dinosauro. Ok. Ma questi che stanno a fa? Vabbè. Valgono per uno? Sì, valgono per uno. Sto impazzendo con questa musica, ma va bene così. Impazziamo. Ah, tu. Ok. Perfetto, ne manca uno. Ne manca uno. Dai. Ah, tu che sei su rollerblade? Ma porca miseria. Beh, non ne mancano tante in realtà. Swimming pool. 250 secondi per trovarne 20, quindi meno di prima, tra l'altro. Qui c'è Shark Tale, direi di no. Poi un bim. Qui, anche qua, ci dissociamo assolutamente. Tu che non ci sei nel vetro? Ok, perfetto. Tu che scendi col windsurf, mi sembra abbastanza esagerato. Questo col McDonald's, uno squalo sarebbe poco prudente, fare il bagno, questo che legge il giornale sott'acqua, un cane che nuota. Vabbè, io l'ho segnato, ma non ci vedo nulla di male, ecco, magari in piscina in effetti, però. Un ranocchio, ok, tu che esci dal buco del filtro della piscina, non te lo consiglio, questa che si tuffa da una sedia a rotelle. Con delle rotelle eviterei per la tua salute. Questa con il paracadute, non so se cadrai mai in piscina. Ne mancano sei. Tu che nuoti col cappello. E dai! Dai col cappello da Picasso! Non dirmi che non può essere una cuffia questa cosa. Questo ha braccioli e salvagente, non è possibile, cioè. E dai! Aiuto! 3 secondi, voi! Niente. Non è andata malissimo. Abbiamo sbloccato la nuova mappa. Io andrei avanti. Non mi soffermerei più di tanto. Abbiamo visto un po' come funziona il gioco. 10 euro, eh? 10 euro questo gioco.
25 in 250 secondi, quindi ne devo trovare uno ogni 10 secondi praticamente. Sappiamo perfettamente che falliremo incredibilmente. Una bimba che gioca con le tigri? Grazie mille, almeno questa cosa me la dai. Un pinguino dentro un carrello del supermercato, un canguro con un lecca-lecca. Siamo sotto la media, attenzione. Questo gioco ha dei problemi con i bambini. Lei ha una medusa in testa, signorina, però. E attenzione quando si fa la piega della, eh? Allora, una giraffa con gli occhiali di Versace. Un saluto a Versace. E un canguro in un tandem. Ok. Un pesce sull'albero. Ok. Tu hai il cappello. Tu ti stai mangiando la mano. No, va bene. Mangiarsi la mano va bene. Tu stai sciando. Un cane che scia. Aiuto, tu stai mangiando il gelato? Mancano 4. Questa casa a fungo, per Dio, come fa ad andare bene? Abbiamo sbloccato la nuova mappa almeno. Siamo a 106. Ah, oh. Devo arrivare a 110. Riproviamo lo zoo. Ma devo rifarli tutti? No. Li dà già segnati. Devo rifare tutti. Il serpente? Ok, ne manca uno. Però ce ne mancava uno anche prima. Quindi vuol dire che prima avevamo trovato qualcosa che non mi ricordo. Che cosa abbiamo trovato? La banana! Allora, siamo in spiaggia, quindi tutte cose che non c'entra niente con la spiaggia, tipo Shutter Island, a parte DiCaprio, tu non puoi dormire qua. Questa sta aspirando la sabbia, auguri signora. Abbiamo sbloccato la nuova mappa, noi tiriamo dritto, eh? Tiriamo dritto, non preoccupiamocene. Allora, tu figlio mio, innanzitutto vedi di tornare in casa, non dormire sul tetto, perché sennò è un problema. Qui abbiamo un aiuto, per esempio. Che andiamo subito a collezionare, direi per quelli a tempo a questo punto. Qui c'è una befana che, a meno che non sia il 6 gennaio, non è cosa. Tanti auguri, figlia mia. Ora ti taglio la torta, direbbe Jack lo squartatore o China Soman. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Ecco, signorina, Silvestre Stallone usava della carne, non dei merluzzi. Tu non puoi fare surf in bagno. Se fossi mio figlio, ti sgriderei. Ti direi dell'altro. Questo bimbo mi sembra un po' magretto alla sua età. Ecco, è un'altra. Ci dissociamo, ragazzi. Mi raccomando, adesso. Perché hai una nuvola in casa? È forse lei, signor Fantozzi? Andiamo. Non si mette il bimbo qui dentro. Signorina, le sconsiglio vivamente di fare ciò che sta provando a fare. Porca puttana. Questo? Questo? Ok, calma. Questo? Questo? Poi c'era lui. Qui. Questo? Questo? Ok, ne manca uno. 2 minuti. Manca 2 minuti per averne uno. Qui abbiamo un aiuto nel frattempo. Grazie mille. Dammi l'aiuto. Mi serve l'aiuto. Lemonade? Ma che vuoi? Il cane, ma sono deficiente, ma l'avevo già trovato prima. Ok, abbiamo sbloccato la penultima mappa, ragazzi. E qua ce ne chiedono 20. Quanti? 30. Ah, giustamente, 220 l'ultima mappa. 30 con il tempo. 200 secondi pure. Porca miseria, ma che è? Allora. Questo non può. Ecco, Mago Merlino.
non può essere. Perché? Perché? Perché va bene, Mago Merlino, non è un problema. Io volevo Hogwarts. Come si chiama la mappa? Harry Potter? Se si chiama Harry Potter, va bene. Cos'è questo reparto? Con le stampelle, col carrellino, le sedie a rotelle? Ma perché? C'è una. Ma tutti, guardate, tutti con le stampelle. Cioè, ma un ospedale, sto posto. Qui c'è sempre. Ah, questo va bene. Questo tizio va bene. Mago Merlino qua sopra non va bene. O è forse il Mago Merlino che va bene ed Hogwarts invece è giusto. Vabbè, non poniamoci troppe domande. Tu perché stai leggendo in questa maniera? 25, 26, 27, 28. Oh, attenzione! 29, 30. Oh, mamma mia! Un parto! Molto bene, molto bene. Ci manca l'ultima mappa, che è Train Station. Ok, ci manca quindi la stazione dei treni. Ce ne sono 25 da trovare. Però ragazzi, direi che quest'ultimo livello ve lo tengo per non spoilerare proprio tutto il gioco, perché poi fatto questo livello il gioco è finito. Quindi andrei alle conclusioni finali. Bene, Nintendo Gamers, questo era il first look di It's Cookie. In definitiva, mia umilissima opinione, il gioco non vale i soldi che costa. Ci può stare magari 1,99 € per passare un paio d'ore in compagnia, o se siete appassionati della settimana enigmistica nella sezione del Trova le differenze, però 10 € per questo titolo mi sembra veramente un'esagerazione. Quindi, voi che ne pensate? Conoscete questo gioco? L'avete acquistato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto consigliatemi il prossimo gioco che volete vedere. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo in un prossimo video di First Look qui sul mio canale. Ciao a tutti!